Ho detto scusate, come dire, piccolo perché c'è stato, come dire, un leggero disguido. Eccoci qua con l'amico Fabrizio Meo, consigliere Buonasera. comunale. Buon pomeriggio. La pecora, la, scusate, la capra renna Iemmella, che ieri ha esordito, che ci terrà compagnia, insomma, c'ha la campana pure, è una capra con la campana. Scusate. Allora io intanto ho diciamo, invitato l'avvocato Fabrizio Meo perché ci sono problematiche, ce ne sono quante ne volete. Poco fa mi è arrivato uno spot praticamente che sono già arrivati il primo diluvio di milioni di euro. Lo spot c'è, l'annuncio c'è, i cantieri ci sono. Dico, so che praticamente stupirete con effetti speciali, perché ormai siete abituati a stupire con effetti speciali, però i dati di fatto sono altri. Intanto cominciamo con come dire, una vicenda che è quella del Parco Vazzano, Parco Jobel, Parco Pitagora, Parco Ben, chiamatelo come volete, però c'è una fretta, una dannata fretta per poter, diciamo, riaffidare per 10 anni questa struttura sempre allo stesso gestore, Fabrizio. Sì, in effetti si tratta di un fatto oramai chiaramente insomma, molto, che ci lascia molto perplessi. Non tanto per la fretta, non soltanto meglio per la fretta, per l'urgenza addirittura con cui si deve addivenire sempre con nuove motivazioni a questo affidamento, ma proprio per quelli che sono i presupposti della procedura utilizzata. Si è pensato di scavalcare la commissione consiliare. Si è scavalcata la commissione consiliare già in un'occasione, ora si è tentato addirittura di scavalcarla con riguardo proprio a quella che dovrebbe essere la deliberazione votata in consiglio comunale. Qual è il punto? Il punto è questo, il punto è che il consorzio Giobella ha avuto il Parco Piniera, attenzione, ha avuto in concessione Parco Piniera, in Tieni gestione questo Parco Piniera, microfono. per 10 anni, e voi sapete tutti come è andata a finire, certamente. Poteva essere un'occasione, una grande occasione di rilancio culturale per questa nostra città, un museo che ha ricevuto dei premi internazionali, che è stato trasformato, a me è parso, insomma, in un bazar, in un'accozzaglia di cose, con discutibili realizzazioni all'ingresso del museo stesso, totalmente estranee a quella che era proprio la visione iniziale del progetto. Di tutto, quasi di tutto ci parla, tranne che pochissimo ci parla di Pitagora, viceversa, questo museo. E viceversa, al contrario, insomma,
punto è un altro. Il punto è che dopo 10 anni ci si attendeva un bando internazionale. Tutti ci saremmo attesi che si fosse consentito al mondo intero di confrontarsi con quelle che sono le possibilità di gestione di una struttura che obiettivamente potrebbe dare grandissime soddisfazioni. Al contrario, pure a fronte di una progettualità sull'antica Croton di 8 milioni e 400 mila euro che andrà realizzata sul Parco Pignere, che quindi sarebbe stato prudente prima realizzare e poi eventualmente affidare il museo del Parco Pignere stesso, pure a fronte di altre progettualità che, a quanto mi pare di comprendere, l'amministrazione pure conosce, che dovrebbero essere realizzate sul Parco Pignere, si è deciso di accettare, di acconsentire ad una proposta di partenariato che è quanto di più vago e di più generico possibile e che è assolutamente squilibrata, a me pare, sempre. Una mia valutazione in favore di quello che sarà il futuro concessionario. Dico futuro concessionario perché, per come sono state fatte le cose, la volontà dell'amministrazione è chiara, cioè a dire quella di portare in consiglio comunale questo punto in discussione in un momento in cui molti fra i consiglieri comunali, non vorrei dire tutti, ma quasi tutti, hanno qualcosa da chiedere in vista del futuro rimpasto, e così si è provato a portare in discussione sia questa deliberazione che l'elezione del Presidente del Consiglio, no? Per laureare Fabrizio, Mario Megna, Presidente del Consiglio. Fabrizio, a proposito di questo io voglio discutere una cosa. Tu, diciamo, tu ti sei messo in gioco, io ho rifiutato, perché tu hai avuto già un'esperienza passata, quindi la politica, conosci la Giunta Vallone. Vallone non è un boss della politica, era un gregario che è uscito fuori politicamente con Sculco alla prima legislatura, poi ha fatto finta di liberarsi di Sculco, ma questa è un'altra storia. Io quello che voglio dire, se riflettevo stamattina amaramente, quello che sto vedendo con questa amministrazione, e tu ne hai esperienza, io sono rimasto disgustato da questa spartizione selvaggia di posti di occupazione di potere ai danni di una collettività. E questo non ci si rende conto, che è di una gravità inaudita, è una cosa selvaggia, proprio cannibalesca, quello che sto vedendo. Anche la gestione, perché lì ci saranno i famosi 8 milioni dell'antica Croton, quindi c'è da gestire una bella roba in questi casi. Guardate, in questo momento, no, si sta verificando, io direi della più totale ignoranza, piuttosto che ignavia, mi verrebbe da dire, di tanti nostri concittadini che pure avrebbero qualcosa da dire e potrebbero dire qualcosa sull'argomento. Si tace, io ritengo, per se non proprio per paura, per non guastarsene, ecco. Ma è evidente, è di tutta evidenza, che dopo 10 anni di gestione nei termini in cui Parco Pignere è stato gestito, non l'avete visto bruciare quante volte Parco Pignere? E quante volte mi è stato ripetuto che il consorzio Gibel non aveva in gestione Parco Pignera, ma aveva in gestione soltanto i giardini di Pitagora completamente. E allora, scusa, di chi è tutto il resto? Oh, esattamente. E qui, di mia nonna. Le responsabilità di chi sono? Le responsabilità sulla mancata vigilanza di chi sono? Le responsabilità sulle mancate opere, sulla mancata finalizzazione, ribadisco, di un gioiello architettonico per il quale dobbiamo ringraziare il professore Mozzei, dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali hanno appoggiato il professore Mozzei. Dobbiamo ringraziare chi l'ha effettivamente realizzato. Un progetto, una progettualità che è di una bellezza straordinaria. Ecco, per esempio, proprio se si va sul tetto, si ha la possibilità di guardare, neppure davanti, guardando la coda del museo, ci si rende conto di che splendida realizzazione architettonica. Tutta quella parte lì è stata totalmente ignorata in 10 anni. Viceversa, era lì che dovevano sorgere le attività diciamo di ristorazione ricreativa. Faccio soltanto questi esempi. Non parliamo poi della casetta di Biancaneve costruita accanto all'ingresso, piuttosto che del parco giochi, piuttosto che, ecco, e questo lo voglio dire con forza, di tutti quelli che sono stati gli introiti che sono derivati al consorzio Giobel dalla gestione di Parco Pignere e quindi del Museo di Pitagora, di cui sino a qualche mese fa almeno non vi era sostanzialmente traccia, o meglio, in tutto il Comune di Crotone, che io sappia, non vi era un foglio a firma con data certa, con protocollo in entrata, a firma Consorzio Giobel, che rendicontasse su quelle che ad esempio sono state gli introiti di questi 10 anni, la bigliettazione, la resa per servizio. Ma esistono delle polizze per queste attività, nel senso che coprono rischi, cioè il comune che benefici ne ha, cioè l'amministrazione comunale?
infatti, io non riesco che a sia questa che la gestione del castello in questo momento, no? Perché pare che, non lo so, sembrava che gli sia stato a leggere qualche comunicato. Quando eravamo ragazzi c'erano i Villere, mo su i Villere, erano dipendenti del comune, esatto, di Crotone, i famosi Villere. Allora, qui stiamo parlando di un qualcosa che sarebbe stato invece molto, ma molto opportuno. Dare, non dico a me assolutamente, non è che lo voglia io, ci mancherebbe altro, ma era un bene importante da mettere a bando. Io mi prenderò la registrazione di questa trasmissione, perché io non esito a dire che, considerato che l'unico, uno dei pochi posti in cui la progettualità dell'antica Croton si potrà realizzare veramente, si potrà realizzare integralmente, sarà proprio Parco Piniera, il Museo di Pitagora eventualmente. Ma io reputo molto difficile che a questo punto la progettualità dell'antica Croton possa esplicarsi effettivamente, avuto riguardo ad esempio al museo, in mancanza della possibilità da parte dell'ente di gestire il bene in autonomia. Se lo ti dà un privato in questo momento, è come dare a questo soggetto una 500 e poi questo se ne uscirà con una Ferrari. Ma soprattutto, come si può pensare di realizzare una progettualità quando è in corso una procedura di partenariato addirittura a parco chiuso, perché non c'è, tanto non c'è urgenza, che da qui al secondo semestre massimo dell'anno prossimo il parco e il museo andranno in tutto e in parte chiusi a causa dell'auspicabile inizio dei lavori per l'antica Croton. Ma ciononostante, tutto il mondo dell'associazionismo crotonese, tutti coloro i quali, voglio dire, forse sarebbe stato importante, sarebbe stato possibile, non dico interpellare, ma consultare quantomeno, consultare su quello che poteva essere il futuro di questa struttura, che è l'unica struttura con una destinazione culturale, con una destinazione importante, impressa veramente nel cemento armato, perché quell'opera è un'opera di una bellezza straordinaria e noi tutti la ignoriamo, tutti completamente la ignoriamo. Allora, a proposito, stiamo parlando dell'antica Croton, abbiamo visto, almeno si sa, diciamo non in forma ufficiale, che l'ANCE abbia impugnato praticamente i bandi pubblicati da Invitalia, quindi che sono stati, come Invitalia è stata interpellata al comune di Crotone per cercare di avviare questa famosa antica Croton, almeno nel fatto pratico. Cioè, che cosa ne puoi dirci tu di questa vicenda dell'ANCE? Allora, per quanto riguarda questa vicenda dell'ANCE, naturalmente il ricorso dell'ANCE si è rigettato, perché sennò sarebbe un gravissimo danno per l'ente e per la progettualità dell'antica Croton. Quindi questo è il mio speech. Per quanto riguarda la progettualità dell'antica Croton, io posso intanto dire, ecco, una buona notizia, dobbiamo darla, che credo in questi giorni il dirigente ha formulato, e quindi la giunta recepirà, una delibera cosiddetta sulle azioni comuni, che sono una cosa molto importante. Non vorrei aprire una piccola parentesi, poi adesso parliamo anche del ricorso. Le azioni comuni sono quelle azioni che si possono fare insieme, che l'amministrazione, i progettisti, coloro i quali saranno designati a progettare l'antica Croton, no? Potranno realizzare insieme al mondo dell'associazionismo, degli ordini professionali, dell'associazionismo di categoria. Ecco, faccio degli esempi, sono soltanto degli esempi, le cosiddette azioni comuni. Ebbene, ecco, questo per esempio è un passaggio di un'estrema importanza, perché una progettualità come quella dell'antica Croton va condivisa con l'intera città. Così come andava condivisa con l'intera città i futuri destini di Parco Piniera e del Museo Pitagora. Oltretutto, questo partenariato riguarda soltanto il Museo Pitagora, quindi io mi domando chi dovrà mai gestire Parco Piniera, chi vorrà mai gestire Parco Piniera senza il Museo di Pitagora. Ma comunque, tornando invece alla primitiva domanda, quella riferita all'impugnativa, cosa è accaduto con la progettualità dell'antica Croton? A parte, io non esito a definirla, la sciagurata rimodulazione ha lasciato molto poco di antico in questa progettualità, molto poco costituirà l'aspetto relativo agli scavi archeologici, qualcuno se ne farà proprio a Parco Piniera e poco altro rimarrà, perché è stata eliminata Piazza Mantegna, dietro le poste, Piazza della Resistenza e il quartiere settentrionale. Cosa è accaduto? È accaduto che il comune di Crotone, dopo questa sciagurata rimodulazione che ha prodotto disastri, catastrofi, ha nominato finalmente un dirigente, il quale, insomma, ha cercato di salvare il salvabile e quindi ha cercato di pubblicare questi bandi, che sono stati affidati, il che è estremamente negativo, a una stazione appaltante che non sta a Crotone.
ed è estremamente negativo. Questo è un fatto che è una sorta di banca, insomma, invitare. È un fatto estremamente negativo, ma perché questo è accaduto? Perché in due anni l'ente comune di Crotone, nonostante tutte queste assunzioni, no? Se voi andate nell'ufficio del sindaco, non si riesce a passare tanto dai dipendenti, dagli assunti, dal personale di staff e dal personale dipendente che è stato richiamato lì, tutti vicini al sindaco per fargli coraggio. Però non è stato capace di costituire un gruppo che potesse rappresentare una credibile stazione appaltante. Quindi il dirigente dell'antica Crotone si è dovuto rivolgere altrove. Conseguenza poi ne è stata che di un bando, che ribadisco, a cui hanno aderito soggetti che, guarda caso, sono tutti soggetti, per la verità sono anche grandi studi di progettazione, insomma sono soggetti importanti, pesanti, ma nel contempo ci sono state poi anche tutta una serie di problematiche che l'ANCI ha rilevato e quindi ha esperito ricorso. Io a questo punto non posso che augurarmi, mi dispiace per l'ANCI, insomma, che ha manifestato anche alcune, ha fatto anche alcune valutazioni che sono sicuramente in parte condivisibili, ma io non posso che augurarmi, insomma, che questa vicenda si definisca nei termini. Ma questo è stato fatto, dice, presentato ricorso dove, Fabio? Io voglio capire. Al TAR. Quindi il TAR dovrà decidere in poco tempo. No, c'è la possibilità che il TAR sospenda tutta l'intera procedura e sarebbe un disastro, una catastrofe. Poi vediamo che conferenza stampa. Io, con tutto rispetto a Antonio Senatore, è un bravissimo ragazzo. Io mi auguro che le cose finiscano bene. Oltretutto, io non esito a dire che il dottor Senatore è stato oggetto di veri e propri assalti alla diligenza, tentativi di ingerenza messi per iscritto dall'assessore Luca Bossi, dall'assessore Via, che hanno tentato in tutti i modi. Quindi voi dovete considerare che il comune di Crotone, al di là di quello che appare all'esterno, al suo interno, io non voglio definirlo un covo di vipere, assolutamente, assolutamente. Ora, nel corso della trasmissione penserò a un'altra definizione e poi ve la fornirò. Questo c'è un'altra cosa che con Fabrizio abbiamo. Io, quando ho detto, non è avversione politica personale, perché è una parentesi che voglio aprire, perché l'amico che era della società dei parcheggiatori, Michele Marino, dice: chiedo all'avvocato Meo di controllare anche in futuro se la società vincitrice del bando dei parcheggi versi annualmente la cifra imposta nel bando e che le ha permesso di vincere lo stesso. Dubito che ciò avvenga. Allora, prima di passare, io ho una considerazione personale. Allora, quando parlo di clientelismo politico, parlo di affare, malaffare, tutto, parlo dello schifo politico, io lo dico direttamente, lo dico a Mario Megna, a Fabio Manica, a tutte quelle persone che ipoteticamente dice che il sindaco gli abbia ceduto, tra virgolette, sotto l'aspetto politico, perché una società quando viene qui da fuori, ammesso che sia Perugia, Reggio Calabria, Bordighera, Poggibonsi, Oristano, non lo so, allora quando viene qui non ha personale, quindi dice: quando è che potete piare? Quelle dei parcheggiatori hanno fatto la fine che hanno fatto, chi fa nel turbino, quelle che ha spasso, cioè, sono stati sparsi dappertutto. Allora è chiaro che ha dei referenti politici, non facciamo finta che ci scandalizziamo. Allora, per avere i voti di maggioranza, Enzo Voce ha ceduto questa quota parte, ma che tanto non è che sta cedendo roba da sua. Lui si è garantito 10.000 euro al mese, si è garantito, ovviamente, perché oggi hanno venduto 7 milioni e mezzo di euro come se fossero loppine, e quindi, allora, queste persone sono la maggioranza allargata. Allora, io mi domando, ma è rimasto Fabrizio Meo, Anna Maria Cantafore e Cuccio all'opposizione? Perché è una cosa fuori dal mondo. Cioè, fate scrivere, lo dico ad Andrea Arcuri, guardate che siete diventato un abominio politico. Io mi vergogno di avervi votato, mi vergogno di essere, di appartenere alla razza di queste, perché lo schifo di consiglieri comunali, che penso, perché Fabrizio no, perché è a fianco. Fabrizio, se pia perché 1.300, vai, se li suda, hanno un senso. Poi parleremo anche di una cosa, c'è qualcosa di produttivo, la fa. Voi non fate un cazzo. E dietro pretendendo soldi è venuta a pace, cioè Mario Megna, ma con quale faccia devi diventare tu Presidente del Consiglio? Ma quando mai si è visto nella storia della Repubblica roba del genere? Ma le state facendo uno schifo proprio, che la magistratura, l'eccellenza prefetto, non possono far finta di niente. Guardate che stanno facendo un saccheggio, eccellenza, è un saccheggio politico in questa città. Fabrizio, rispondendo a quello, perché sono restato da Sione? No, non è vero che non si è mai visto, perché vorrei ricordare che Mario Megna... No, ma hai visto una cosa che sanno avvicendare i presidenti? Ma in effetti si è verificato qualcosa di molto simile quando Mario Megna, da presidente della prima commissione trasparenza, il cui nome già dice tutto, no? Dovrebbe essere la punta di diamante dell'opposizione, l'organismo di vigilanza per eccellenza, è diventato niente di meno che vice sindaco. Oggi diventa, da presidente della commissione trasparenza,
Presidente del Consiglio, e oltretutto si candida a diventare il punto di riferimento. Lui non sta facendo altro che andare in giro e dire: io da oggi sono il punto di riferimento, e lo dice a consiglieri comunali, lo dice a dirigenti, ma ancora manco è diventato, però lui sarà il punto di riferimento. D'altra parte, voglio dire, c'è stato un passaggio di testimoni importante, che è stato Mario Megna e Andrea De Bona, no? Perché se Mario Megna come Presidente della Commissione di Trasparenza non ha fatto assolutamente il suo lavoro, no? Perché la Commissione di Trasparenza dovrebbe andare a incidere in termini di controllo, e quindi quando si palestano possibili problematiche, anche se necessario andare a redarguire l'amministrazione, portare le problematiche stesse in Consiglio Comunale piuttosto che in sedi, in altre sedi, in diverse sedi. Poi decidono gli altri, decideranno gli altri cosa succede, però ha già un ruolo. Con la nuova presidenza del consigliere De Bona, no? Cosa sta accadendo? Le stesse cose che di fatto si sono verificate, alcune delle stesse cose che di fatto si sono verificate con la presidenza Maremena. Cioè, noi andiamo in commissione, per farvi capire, io vi pregherei di venire qualche volta, e c'è una lettura delle delibere pubblicate sull'albo pretorio. Ora, io dico, no, sarò in grado di leggermela da sola, non devo mica venire in commissione per sottopormi a una sgangherata lettura di delibere che io posso tranquillamente reperire sull'albo pretorio. Non ha alcun senso, ecco, svolgere o ridurre il ruolo niente di meno che della commissione trasparenza, e quanto ci sarebbe bisogno di trasparenza in questa nostra città. Fabri, allora, l'utilità di sfiduciare Giovanni Greco, che io sinceramente come uomo mi vergognasse a farmi mentire, ripeto ancora di questa maniera, diventerà assessore, cioè. Ho capito, Fabio, ma è una logica che ma guarda che assume a livelli città africane, a livelli stato sudamericano. Io è una cosa, perché tu sei stato consigliere comunale, ma ai tempi che Pavolone, quanto dire, perché il maestro, padre putativo di Sandro Cretella e di Enzo Voce è Peppino Vallone, è referente di Eni, perché Eni si riferisce a lui, ma Eni ovviamente in cielo, in terra, in ogni luogo, non è che ha bisogno, però usa come intermediario, perché non è che può stare da materia, e loro sono gli informatori di Eni. Veda, gli hanno fatto preparare questo prodotto in palestra, lo hanno allevato praticamente per anni in sua voce come pseudo ambientalista, e quindi se lo sono tirati dentro, adesso lo hanno messo a bada e poi parleremo di ieri. Ma io sta roba non l'ho mai vista, è sconcertante. Cioè, sfiduciare uno per mentre l'altro, perché a Mario Megna in cambio di aver ci hanno dato i parcheggi insieme a Fabio Manica, insieme a tutti gli altri. Ebbene, ce lo devono dire, hanno avere il coraggio, come è venuto Fabrizio Meo qui, parlare e dire la verità, perché avete tradito il mandato popolare, è un'infamità politica mai vista, Fabrizio. No, ma ripeto, lascia sconcertati tutto questo, questa, come posso dire, questa disinvoltura, ecco. E io vorrei aggiungere una cosa, una valutazione. Voce sta facendo delle cose che non dico Vallone, ma neppure Enzo Sculco. Che quanto ma dico. Non si sarebbe mai sognato, avrebbe mai pensato. Sta facendo delle cose in consiglio e fuori, nella propria stanza piuttosto che in sede di giunta comunale, che con tale spudorata sfrontatezza non sono mai state fatte, e queste a fronte oltretutto di risultati conseguiti che sono sino a questo momento pari a zero, totalmente pari a zero. Tu parlavi di progettualità, di 7 milioni e mezzo sono arrivati oggi. Io un giorno vi vorrò portare, quando avremo tempo, insomma, farò una richiesta e ve li porterò, alcune di queste progettualità che sono completamente sballate. Cioè, se voi andate a vedere effettivamente il progetto, scoprite che per entrare in un posto si deve entrare in un altro. Cioè, sono dei progetti completamente sballati che andranno completamente rivisti e rivisti. Coprono in collo come se trovano, praticamente. Ma io non sto esagerando, sto pesando le parole, vi assicuro, sto pesando le parole. Quindi si tratta di progettualità che sono state, hanno trovato in questo momento assenso, hanno ricevuto assenso in funzione di quello che è un favor da parte del governo, in forza del quale quando arrivano richieste noi glielo diamo l'assenso, dopodiché bisogna però realizzarle. Le realizzazioni tu le devi fare secondo legge e secondo razionalità e logica, non è che puoi basarti su quello che hai fatto sino a questo momento. Quindi continuiamo ad essere all'anno zero, noi siamo sempre al punto di partenza. Per la semplice ragione che per mettere a bando un simile lavoro tu lo devi rendere coerente con gli scopi che vuoi perseguire, e attualmente vi posso assicurare che nelle progettualità in questione, scuola di San Francesco, le famose mense, le stesse progettualità oggi, sono, scusa, assolutamente, Fabri, carenti. È uscita una cosa, praticamente un'annunciazione tipo Istituto Luce: abbiamo iniziato i lavori di bonifica di... Francesco Vignis, ti ricordo che ti paghiamo noi, tu paga Enzo Voce all'amici Enzo Voce, ti paghiamo noi. Questi annunci Istituto Luce, la definire.
perché quelle sono cose che c'erano già da prima, che la, se Pugliese non fosse stato purgato da Eni, perché Pugliese è stato fatto fuori da Eni, guarda caso a conferenza di servizio con una che è condannata a un anno e passa di come dire, ha avuto la condanna di primo grado, è ancora indagata e processata, in sua voce se l'è seduta al tavolo, va bene, è la cittadina di Sabetto Dominiani, quelle cose prima di firmare se l'ha purgato Eni, chiaro, io lo dico chiaro e tondo in faccia Eni. Perché se voi non date il via, i magistrati sono uomini liberi, però i servizi, quando si tratta di politica, sono sovrastano gli interessi, perché dipendono dalla presidenza del Consiglio. Imparatevi le cose, imparatevi. Perché è la presidenza del Consiglio che ha i servizi e comandano loro. Quando ci sono interessi supremi, loro decidono il bello e il cattivo tempo. Sono persone per bene, magistrati. Tu sono corrotto, non sto mettendo in dubbio la loro buona fede, la loro terza età. Però sono obbligate a determinate cose. Ed insomma, c'è chi sta ancora, o non vuol capire. Come cazzo funziona il meccanismo? Id è tosto, id è santo cretello, sono piuttosto di ripeto, e ancora non lo vogliono capire. E quindi tutto questo funziona in un marchingegno ben preciso, che è un equilibrio tenuto in piedi dai servizi. Fabrizio. E tornando a Leni, c'è la problematica, anche questa incombente, di questi, come dire, di queste trattative che non vedono la luce del sole, continuano a non vedere la luce del sole. Trattative segrete, che vergogna. Ma veramente segrete, cioè a me non viene dato l'accesso su quelle che sono state fonoregistrazioni esistenti degli incontri. Ma almeno fornitemi un suntino, ho detto io. Ma poi ho evidenziato. Ma sono segretate? No, non lo so, no, cioè, no, a meno che non ci sia il Copaser, praticamente no, non ci sia il Copaser che ha detto che il Copaser non ha competenze su queste cose. Guardate, allora, anche in questo caso, io invito veramente non alla vigilanza, io invito veramente alla manifestazione pubblica. Cioè, non è possibile che si continua a trattare da 2 anni a questa parte con l'ENI senza darne conto alla città, non dico al Consiglio Comunale, a questo punto non parlo più di Consiglio Comunale, non è il caso parlarne, ma alla città stessa. L'oggetto è questo qui, Fabri, tu lo sai perfettamente, non è tanto l'estrazione a mare, che è una puricanata che ci ha fatta a Melonci, facete finta che scavate, capite? La concessione è questa, e loro, lui ha detto che praticamente la subsidenza è dovuta alla piantagione di cetrioli, cioè, ma ha detto delle 3-4 cose che sono cazzate proprio terrificanti, proprio cazzate che fanno ridere pure le pulci dei cani. Ma guarda che vergognoso, quando un uomo parla in questo modo, oltraggia l'intelligenza degli esseri umani e degli esseri viventi. È oltraggioso dire che già la subsidenza è dovuta a ricordo, all'annaffiamento. Ma che cazzo parla questo uomo? Ma lei ne crega tammiso per te fare delle cazzate. Ma guarda che prendi per il culo l'intera popolazione. Loro non hanno fatto una raccomandata a Leni, una PEC, per chiedergli di adempiere alle proprie obbligazioni. E quando gli ho chiesto come mai non gli avete fatto una messa in mora da quando siete in carica, il vice sindaco Cretella mi ha risposto: ma siccome abbiamo ritenuto che comunque ormai quei diritti erano prescritti, abbiamo lasciato stare. Come? Che state scrivendo a migliaia e migliaia di crotonesi per 100 euro di tari? La metà dei quali, tra l'altro, risultano essere extracomunitari domiciliati presso il comune di Crotone. Voglio vedere tutti questi soldi poi. Ma al di là di questo, state facendo migliaia e migliaia di raccomandate per questa ragione e non trovate il tempo di farne una all'ENI chiedendo che fine abbiano fatto i 2.100.000 euro che dovevano dare in 3 anni, dal 2008 al 2011, piuttosto che tutto il resto. State facendo prescrivere giorno per giorno, dal punto di vista giuridico parlo, giorno per giorno state facendo prescrivere i nostri diritti e voi mi venite a dire: ah, ma io credo che forse sono già prescritti. Che ti costa farla la diffida? Invece no, perché naturalmente in realtà l'accordo a questo punto mi viene da ritenere, mi viene da credere. Mi è viene stato da già fatto, Fabri. Sì, è stato già fatto. Quando, scusa, dalle segreterie del sindaco, no? Perché praticamente poi ci sono cricate nella lingua tante, le prefiche, chiamano a Cristo, sai che se ne arrivano 400 milioni, 500 milioni, poi Santo Cretella chiama a tutte quante, perché sta gestendo 40.000 euro dei nostri, e sta chiamando tutti quanti a cantare, a strimpellare, perché credono, cioè, sono convinti che siamo praticamente, che sta qua la campana, voi andate a come crap qua a campana, questo ci considera, e questo mi fanno girare i coglioni, ve lo posso garantire. Voi non avete rispetto, Sandro Creto, tutto è rispetto. Questo è stato eletto, candidato, si è eletto più volte e si è messo in gioco. Tu non ti sei mai, e siete con lei, va bene? Tu non ti sei mai messo in gioco. Siccome sei stato segnalato da Peppino Pallone e da altri a Enzo Voce, quindi sei stato bene, tu ti trovi già vicino, anzi co-sindaco, e sai delle firme che avete fatto con Eni, perché ne fammi si consubatavo. Ed Eni c'ha un ufficio corruzione e mazzette, chiaro, e ne è incontrovertibile. I processi parlano. Fabrizio, vai. C'è poco da aggiungere se non che al di là di quello che io posso pensare o che si possa pensare di me, io veramente invito per l'ennesima volta la città, i partiti, se ancora ne esistono,
i movimenti, se dopo l'elezione di Enzo Voce ancora credono nelle potenzialità dei movimenti civici. E non vorrei aggiungere altro, insomma, perché io mi rivolgerei anche a qualcun altro, mi rivolgerei anche all'autorità inquirente. Io comunque mi appello a tutti loro affinché si vada quantomeno a domandare, a richiedere chiarezza su quello che sta accadendo in questi giorni. Basterebbe soltanto fare luce su quello che verrà portato in Consiglio Comunale da qui ai prossimi mesi. E parlo del partenariato, e parlo della problematica dell'ENI, e parlo di vicende rispetto alle quali, a mio avviso, non si è avuto quel necessario coinvolgimento della città, quel necessario coinvolgimento di organismi istituzionali come le commissioni consiliari, che se ne può parlare male, malissimo, ma sta di fatto che quando e se vengono in qualche misura innescate, ecco, il loro compito lo fanno, sono nelle condizioni di farlo, e qui si è voluto tranquillamente evitare, ecco, che chi poteva e doveva e avrebbe dovuto, ecco, bussare alla porta e chiedere come stavano andando le cose fosse anche solo minimamente interpellato. E questo non è possibile, io lo ripeto, quanto si sta verificando è un qualcosa di assolutamente nuovo. Cioè, è fuori dal mondo, cioè, Eni ha trovato il miglior sindaco, la migliore amministrazione che da quando ci succhia il midollo qui a Crotone poteva trovare. Quindi ha fatto Nuseru Superenalotto su Babbonifica, Nuseru Superenalotto su l'estrazione. Quindi di cosa adesso praticamente la via, si dice per scaramanzia, una donna di chiesa praticamente che dice che è unta da Dio, praticamente dice per scaramanzia con le malene c'ha da portare i pullman di mondiali calcio e per lo scuolabus, ci hanno lasciato la città senza scuolabus, senza mensa. È una cosa vergognosa, immonda, che non si è mai vista. E poi ti appella alle malene e crede che te lo portafogli a mano, o te lo portafogli a mano, dice, ma non è che metti i soldi sul tavolo giusto per te fare contento. Se li vuole mettere, tra virgolette, vuole acquisirsi le benevolenze di qualche persona, lo fa diversamente, non lo viene a dire in pubblico, chiaro? Guardate, io ripeto, ribadisco, io non sono nelle condizioni di dire che vi siano illeciti o leciti. No, io non sto parlando. No, ma nessuno di noi. Stiamo parlando di roba umana. Noi stiamo chiedendo trasparenza. Esatto. Noi stiamo semplicemente chiedendo, quantomeno, non dico di partecipare, ma di poter verificare quelli che sono i procedimenti, i processi decisionali. Quindi io lo sto chiedendo sul partenariato, io lo sto chiedendo su quella che è stata la gestione, io sto chiedendo che siano portate in commissione consiliare, non a casa mia, in commissione consiliare, in trattazione, quella che tutta l'istruttoria... Quella che sono gli organismi democratici eletti dal popolo crotonese. Non credo che la mia sia una pretesa assurda. Oltretutto, quanto io faccio generalmente lo mando pure in streaming, quindi potete giudicare voi stessi. Ma le altre commissioni vanno in streaming, vabbè. Quasi nessuna, ah, è meglio così, questo ma non posso lo assicurare che per alcune di queste è meglio così. Ho fatto riferimento a quelle che sono state... Saremmo su scherzi a fare. Ma ripeto, una lettura di delibere pubblicate, questo lo apprendo in questo momento, pretorio. Io mi sono in più di un'occasione dovuto alzare dalla prima commissione di trasparenza, manifestare il mio dissenso ed alzarmi, andarmene, e faccio presente che per quanto concerne quelle commissioni devolverò in beneficenza il gettone, perché mi vergogno dal prenderlo un gettone per la partecipazione a una commissione nella quale ci si limita. Di quello ne parleremo in futuro. Fabri, io hai portato anche qui un'altra cosa che intende far luce, perché praticamente ovviamente in quarta commissione mi dice che se ne discute oggi. Praticamente quello che è avvenuto a Catanzaro, cioè subito dopo Catanzaro Crotone, che c'è stata questa sassaiola che poteva procurare morti e feriti. Di una cosa la quale a Catanzaro in ogni costo stanno cercando di far passare in silenzio, hanno purgato lo stato di uscita facendolo chiudere perché c'è stato, come dire, l'assalto a quel poliziotto, salvo poi che a Milano, quando hanno ammazzato quel capo ultra, si hanno fatto scomparire i striscioli, ma siamo a Milano, a Crotone, siamo selvaggio, quando a Crotone dobbiamo andare agli inizi degli anni 90, ma manco fino agli anni 80, agli inizi anni 90, perché ci sia stata una squalifica del campo. Da allora c'è stata la disciplina assoluta. Insomma, tu sai, in campo forense, come dire, attenuante c'è, qui l'attenuante non c'è stato, ma non è tanto lo stato di chiuso quanto il voler far finta di ciò che è successo dopo Catanzaro Crotone, un sindaco che praticamente va a partecipare pure a quella trasmissione. No, ma io credo che un'amministrazione non possa rimanere silente di fronte oltretutto a quella che è stata. E Fabrizio, no, notoriamente lo zio, grande tifoso del Crotone, sindaco, era sempre allo stadio, ne posso avere testimonianza io. Vabbè, ma lui era un tifosista, erano bruciato. Assolutamente sì. Dicevo, no, un'amministrazione non può rimanere silente rispetto a quelle che sono questioni
che innanzitutto attengono all'ordine e alla sicurezza, perché se continua a rimanere questo stato di strisciante competizione ed odio tra le tifoserie, è chiaro ed inevitabile che quando il Catanzaro verrà qui scoppierà la terza guerra mondiale. Al di là di questo, al di là di questa circostanza, il rimbalzo mediatico avuto riguardo a quelli che sono stati fatti sicuramente deprecabili avvenuti a Catanzaro nei confronti della nostra città, tanto per cambiare, è stato estremamente negativo. Quindi anche sul punto bisogna, non dico fare chiarezza, ma è necessario che l'amministrazione si interroghi, e si interroghi insieme anche alle nostre tifoserie, che molte, voglio dire, da tanti anni a questa parte non hanno dato mai segnale, poi ci sono stati casi isolati senza dubbio, ma sono rimasti isolati, non hanno mai dato segnale in ordine a quelle che potrebbe qualificarsi come, ecco, una volontà di interpretare lo sport come un'occasione per menare le mani. Assolutamente non è stato così. E allora a questo punto, questo improvviso cambio di prospettiva, così da un giorno all'altro, in funzione di quelli che sono stati dei fatti avvenuti a Catanzaro, ripeto, rispetto ai quali noi siamo stati sicuramente in parte anche vittima, no? come tifosi, come persone che ci siamo recati allo stadio. E quindi questi episodi vanno considerati anche dall'amministrazione, vanno considerati anche dall'amministrazione in funzione di quello che può essere un dialogo che si va ad aprire anche con l'amministrazione di Catanzaro e quindi anche con le tifoserie di Catanzaro, affinché si ponga fine a quella che è una, e si faccia anche un minimo di chiarezza. Insomma, non si può far passare una città e una tifoseria come se è la stessa, ecco, si possa qualificare alla stregua di qualcuno che prende di mira i ragazzini e gli tira monetine in testa, insomma, perché poi a leggere alla fine le esagerazioni mediatiche questo... Ma perché dovevano coprire quella cosa, signore? Cioè, guardate che questo è la procura di Catanzaro, mi auguro che faccia chiarezza, perché il collega di Fabrizio, l'avvocato Francesco Parrotta di Corigliano Lussano, che era nel pullman come era l'avvocato Gianluca Marino, sicuramente non se la stanno facendo passare sotto il naso, perché guardate che è stato grave, cioè, è grave, cioè, qui, cioè, non c'è stato il ferito e il morto, perché la Madonna, noi che siamo credenti, la Madonna di Capocolonna ci ha messo la mano sopra, ma altrimenti sarebbero stati morti. Poi non lo so come si giustificavano, a noi per nascere, che giustamente deprecabile, ma ripeto, c'è anche i precedenti, perché sono 30 e passa anni, a Catanzaro è reiterato il discorso. Sto fatto capire, e se è vero quello striscione in curva, Matera, è raccapricciante, signori miei, perché Matera significa Sassi di Matera, o significa Matera perché ci piace a Matera, se è vero, perché io ho visto questo, ma pensavo fosse un fotomontaggio, e se è così è scioccante. Vabbè, sono proprio due battute qui. Per dire che oggi pomeriggio noi ci porremo in commissione questa problematica, mi auguro che possano anche intervenire, anzi già mi hanno avuto conoscenza di questa convocazione, già mi hanno anticipato che verranno diversi ultra ragazzi che praticano questa bellissima esperienza, questa bellissima avventura, no? Che è il tifo per la propria squadra, e cercheremo tutti insieme di andare innanzitutto a sensibilizzare l'amministrazione e poi anche, se possibile, a proporre soluzioni, ma non si può tacere, insomma, in questi termini. Perfetto, io ringrazio l'avvocato Fabrizio Meo, ringrazio tutti quanti voi, noi siamo sempre work in progress, ringrazio anche la Capra Renna Iemmella che ci ha seguito qua a Campania. Arrivederci, anzi questa sera alle 20.30, secondo appuntamento Obiettivo Crotone con Carmine Tallarico e Giuseppe Rivadotti, ospite il dottore Salvatore Pacenza, che è uno che di politica se ne intende, ma è un uomo di sport, è un uomo soprattutto un grande professionista. Grazie e buon proseguimento. Buonasera. Salvatore.